what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be. Piccola premessa prima di iniziare il video. Ho perso i dati del mondo della serie principale di Minecraft, quindi ho deciso di ripartire con un nuovo mondo vanilla in modalità hard. Quindi spero che vi piaccia. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo nel primo episodio della nostra nuova serie principale di Minecraft dentro una vanilla. Come avete potuto sentire prima, ho perso i dati del mondo dove registravo la serie principale, quindi ho deciso di crearne uno nuovo dove ripartiamo dall'inizio. Quindi ragazzi, spero che questo video vi piaccia, mi raccomando lasciate un bel like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e adesso possiamo iniziare. Come potete vedere sono spawnato in una zona, diciamo, pianeggiante con qualche collina. Posso già notare che ci stanno delle canne da zucchero che recupero subito, visto che possono essere molto utili per la fabbricazione dei libri, ovviamente per l'enchantment table e per fare i libri e per fare, diciamo, la stanza degli incantesimi. Quindi recuperiamone più quando più ce ne serve. Allora, siamo spawnati vicino a un villaggio, raga. Secondo me questo è il destino, che in pratica ci ha detto che nella serie principale, quella là di prima, eravamo spawnati vicino a un villaggio, adesso di nuovo, quindi mi sa che è un segno del destino. Allora, vediamo un po' che cosa c'è in questo villaggio. Qua c'è una chest, smeraldi e cibo, buono così. Anche nel primo episodio della serie principale di Minecraft avevamo trovato degli smeraldi dentro quella casa, ragazzi, secondo me è tutto fatto apposta. Comunque già è buono, abbiamo un po' di cibo. Qua c'è un'altra chest, ci sta un po' di armatura buona. Un cuoio, almeno possiamo proteggerci un po'. Almeno possiamo proteggerci un po', ragazzi. Io vorrei recuperare un po' di legna. Giusto un po'. E ragazzi, ne ho recuperate 13 pezzi di legna. Qua c'è anche un po' di fieno che recupero immediatamente, che ci può essere utile per fabbricare le pagnotte. Ci facciamo un po' di roba. Allora, ci facciamo una crafting table al volo, anche dei bastoncini. Ce ne facciamo altri per sicurezza. Perfetto. Pensiamo alla crafting table e ci facciamo un po' di pagnotte. Perfetto. Ne riusciamo a fare un bel po', raga. 29. Ok. Allora, questo lo trasformiamo in legno normale. Poi ci facciamo una spada. Un piccone. Perfetto. E anche un'ascia. Ok. Li mettiamo al centro dell'inventario, li mettiamo qui, togliamo quello che non serve. Perfetto. Ok, recuperiamo la nostra crafting table. Perfetto. Qui ci sono un po' di pecore che ne approfitto e le uccido, anche per ricavare un po' di lana per farci il letto, perché non vorrei fregargli il letto ai villager. Allora, prendiamo. Ok. E raccogliamo questo. A scorrerlo nell'esplorazione, volevo esplorare qualcosa, vedere se c'è qualche grotta. Qua c'è una grotta. Non andiamo per il momento, non andiamo in profondità perché ci serve soltanto un po' di pietra. Quindi ci facciamo una mini base qui e ci facciamo niente, non ci facciamo niente. Ci facciamo un altro po' di stichettini. Ci facciamo piccone di pietra, facciamo un po' di upgrade. Facciamo anche una spada in pietra e un'accetta in pietra.
Scusate se sto facendo un po' di fail con il crafting. Ok, perfetto. Sta facendo notte, raga, però io non volevo rischiare molto a trovare, non volevo uscire per trovare le pecore, quindi io rimango qui a esplorare questa mini caverna. Quindi vorrei farmi anche un po' di fornaci, 4 penso che saranno sufficienti. Sì, ok. Ho sbagliato, ok. Facciamo 4 fornaci e le mettiamo qua. Perfetto. Allora, io con 27 pagnotte sono messo bene con il cibo, però volevo farmi anche una chest, forse anche due, così le metto insieme e fa il baule grande. Ecco qui. Metto qua sopra. Tolgo questo pezzo di terra, così si può aprire. Allora, mettiamo tutto quello che non ci serve. Carne cruda no, questo no, smeraldi no, canne da zucchero no, tutta questa roba la togliamo. La legna ce la portiamo in caso se abbiamo bisogno di un po' di una crafting table, sticchettini, li portiamo questi pezzetti di legno. La campana la volevo mettere, raga, qua. Un attimo. Ok. Cerchiamo di fare attenzione, non ho neanche un po' di torce, lì vedo del ferro, io scendo e mi butto nell'acqua. Siamo a livello 11, si può trovare un po' di carbone gentilmente? Che non vedo una pizza? Per favore, ve lo sto chiedendo, datemi un po' di carbone. Eccolo qua, finalmente. Oh raga, ma riesco a salire? A quanto pare no. Oh, grazie. Raccogliamo il carbonino. Un attimo che devo fare un po' di torce, che non ci sto vedendo niente. Perfetto, 12. Mettiamo qua. Ok. Raccogliamo. Meglio che si duplica perché ci serve un casino. Qua c'è anche dell'oro. Volevo bloccare qua l'acqua che sta dando molto fastidio. Perfetto. Perfetto, raccogliamo tutto il carbone che possiamo raccogliere. Tutto, raga, ci servirà. Perfetto, 19 pezzi sono più che sufficienti, bene così. Qua facciamo un po' di luce. Ciao ciao. Vorrei trovare un po' di ferro, ma proprio vorrei, se è possibile. Qua c'è altro carbone ancora. Vabbè, lo raccolgo. Non si sa mai se poi siamo a corto di minerali di carbone. Raccogliamo un po'. Non vorrei raccogliere proprio tutto, però almeno un pochino lo raccogliamo, visto che abbiamo quasi mezzo stack. Adesso mezzo stack di carbone. Però dai raga, meglio che lo raccogliamo tutto. Altro carbone. Vabbè raga, lo dobbiamo raccogliere perché adesso ne abbiamo 24. 8 mi sa che sono. No, 10. Mi sa proprio che sono 10, raga. Ho 8. 8, vabbè. Raga, devo fare una crafting table perché devo mettermi a cuocerlo qua il ferro. Non posso aspettare, non posso salire sopra. Quindi, allora. Mettiamoci qui, facciamo una fornace. Perfetto, allora facciamo l'upgrade del piccone. E ci facciamo anche l'upgrade della spada. Mettiamo qua. Perfetto.
Qui vedo della roba. Infatti questo è l'oro, perfetto. Lo raccogliamo. 7 pezzettini di oro. Ok, allora vediamo un po' da questa parte se c'è qualcos'altro. Qua c'è un po' di carbone, ma ne abbiamo mezzo stack. Lo recupero velocemente, raga. Perfetto, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, come avevo detto prima, lasciate un bel like, raggiungiamo 5 like. Detto ciò, vi saluto. Ci vediamo al secondo appuntamento.